Il Kenya è anche al centro, diciamo, di molte ricerche e quindi anche all'attenzione di questa università, insomma, anche in altri fronti, insomma. Sì, lo è e lo è particolarmente in questo caso grazie alla sensibilità del nostro magnifico rettore, professor Giovanni Paciullo, che a 2 mesi dal terribile attacco compiuto all'Università di Garissa dai miliziani di Al-Shabaab, in occasione della conferenza dei direttori degli istituti italiani di cultura che si è tenuta qui da noi nel nostro Ateneo, l'Università per Stranieri, appunto nel giugno del 2015, ebbe modo di prendere anche i primi contatti con appunto la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Nairobi, quindi con l'ambasciata, e candidare l'Ateneo a essere protagonista di questo che è un grande progetto di cooperazione culturale, di solidarietà internazionale, perché una settimana dopo l'attacco a Garissa, il primo ministro degli esteri di un paese europeo che si è recato a Nairobi a testimoniare la solidarietà fu appunto l'allora ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, oggi appunto il nostro premier, che immediatamente destinò delle borse di studio, creando uno sportello fast track per l'immatricolazione rapide, le agevolazioni di visti a quegli studenti sopravvissuti alla strage che avevano manifestato il desiderio di proseguire i loro studi in Italia. E in questo senso il nostro Ateneo si è candidato ed è stato scelto perché se condividiamo tutti il fatto dell'importanza di un apprendimento anche interculturale, è anche altrettanto vero che le prassi delle università in materia appunto di apprendimento interculturale sono ben lungi dall'essere omogenee, mentre l'Università per Stranieri di Perugia vanta in questo senso un primato, è un laboratorio unico in Italia che coniuga nel suo modello educativo due pilastri: internazionalizzazione, perché siamo l'Ateneo che vanta la più antica tradizione, il maggior prestigio per l'insegnamento, la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, e l'altro pilastro, ugualmente importante, è quello dell'integrazione, perché ogni anno accogliamo in un'atmosfera di grande rispetto studenti che provengono da ogni realtà del mondo e con background diversi, e siamo in grado di inserirli con successo nei nostri corsi di lingua, di laurea, nei master, nei dottorati. E questo è stato fatto anche con gli studenti, gli 11 studenti che sono arrivati qua a Perugia la prima volta che uscivano dal loro paese, molto traumatizzati dopo questo evento terribile, non conoscevano una parola di italiano, grazie alla competenza di tutti i docenti di lingua, Vilma Napoletti, ma non solo, che li hanno seguiti, e al counseling che è stato fatto loro sono stati in grado di inserirsi in modo proficuo e veramente armonioso all'interno del nostro Ateneo, imparare bene l'italiano e adesso studiare, alcuni qui alla Stranieri, altri all'Università degli Studi, grazie anche al sostegno dell'Agenzia per il diritto allo studio dell'Umbria, perché la peculiarità dell'approccio italiano alla solidarietà verso gli studenti all'Università di Garissa e del progetto che ha visto l'Università per Stranieri capofila è stato questo: consentire a tutti, anche a coloro i quali provengono da famiglie più semplici o comunque più svantaggiate, di avere la possibilità non solo di fruire dell'esenzione dalle tasse universitarie, vitto e alloggio garantiti appunto dall'Agenzia Umbra per il diritto allo studio, ma anche un insieme di pocket money, chiamiamolo così, che consente loro di vivere con serenità, affrontare bene i loro studi e riuscire a formarsi, così come ha detto Daisy, la studentessa appunto keniota che ha parlato anche in occasione pochi giorni fa dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università per Stranieri di Perugia, per formarsi e tornare in Kenya e restituire quanto hanno appreso ed avere un ruolo attivo importante nella loro società. E questo è molto, molto, molto significativo e di questo andiamo molto orgogliosi.